Julian Ijanes dovrebbe essere il primo innesto ufficiale del Pescara per la stagione 2021-2022. Il difensore argentino, classe 97, nativo di Cordoba, è di proprietà della Fiorentina. I due club stanno definendo l'accordo con i Viola, che vogliono far partire Ijanes a titolo definitivo, mentre il Pescara lavora per ottenere il prestito con diritto di riscatto o obbligo in caso di pronto ritorno in Serie B del Delfino. Ijanes nelle ultime due stagioni era stato già girato in prestito dalla Fiorentina all'Avellino nel 2019-2020 con 28 presenze, nell'ultimo campionato prima parte al Chievo dove non ha mai giocato in Serie B, quindi il ritorno ad Avellino con 18 gettoni in campionato e 5 nei playoff. Difensore centrale duttile poiché interpreta bene sia la difesa 4 sia soprattutto quella 3, che sarà marchio di fabbrica di Gaetano Auteri. Già lo scorso anno ad Avellino spesso ha giocato nei tre centrali con Piero Braglia. Sempre per la difesa il Pescara si sta avvicinando anche a Stefano Negro, difensore di proprietà del Monza e che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Perugia con cui ha vinto il girone B. Quello che è certo è che gli operatori di mercato del Pescara, dal presidente Daniele Sebastiani al neo DS Luca Matteassi e al capo scouting Antonio Bocchetti, hanno la necessità di accelerare le operazioni per garantire a Gaetano Auteri un gruppo di nuovi giocatori con cui iniziare a lavorare nel pre-ritiro del Poggio e nelle giornate di Palena, pur essendoci l'incombenza di eseguire alcune operazioni in uscita. In stand-by quella di Edoardo Masciangelo al Ferencváros, al momento ritenuta una operazione non congrua da Sebastiani. Uscite che dovrebbero riguardare altri profili come Scognamiglio, Valdifiori e Sorensen, anche se al momento non si può escludere che possano tutti partire per il ritiro e nel corso delle settimane potranno perfezionarsi le varie cessioni. Per l'attacco sfuma Alessandro Marotta, uno dei primi nomi finiti sul taccuino dei dirigenti biancazzurri. L'attaccante ha firmato un biennale con il Modena che, se il Pescara dovesse fare il girone B, sarà uno dei principali antagonisti del Delfino, che così per il fronte offensivo continua ad avere come priorità Eugenio D'Ursi. Esterno di proprietà del Napoli è molto valorizzato, numeri alla mano, da Auteri nelle ultime stagioni a Catanzaro e Bari. Ed Ettore Gliozzi, centravanti di proprietà del Monza e nell'ultimo anno visto in Serie B con il Cosenza. Per il centrocampo non è tramontata del tutto l'idea di riavere in biancazzurro Daniele De Sena, tra i pochi da salvare nell'ultima parte della scorsa stagione. Lo stesso centrocampista è uscito allo scoperto circa la volontà del Pescara di riaverlo. A questo punto sarà decisiva anche quella del giocatore, se prendere parte o no al progetto tecnico di rilancio del Delfino.